Perché mai a 70 anni non si può essere così avventurosi e atletici da lanciarsi in un'epica impresa che potrebbe fare la storia? Ugo Bike Perini, fresco settantenne, per festeggiare il suo compleanno ha deciso di farsi un regalo davvero speciale. L'Arcense, anima della polisportiva San Giorgio, viaggerà in sella alla sua bici da Capo Nord in Norvegia fino a casa, percorrendo 4.200 km e affrontando un dislivello di 14.000 metri. Pur trattandosi di un'impresa davvero temeraria e unica nel suo genere, niente è stato comunque lasciato al caso. Infatti, Ugo Perini si è allenato costantemente e si è sottoposto a svariate analisi in una clinica meranese, ottenendo il via libera dei medici che si sono meravigliati della sua condizione fisica prestante. Partirà in luglio e raggiungerà Capo Nord in macchina. Da lì, in sella alla propria bici, si dirigerà verso casa con l'intenzione di percorrere 200 km al giorno. Ugo, al compimento dei 70 anni, anziché tirare i remi in barca, farai un'impresa molto difficile. Sì, diciamo difficile, non so quanto potrebbe essere difficile. Io mi faccio un regalo delle over 70, ho sempre corso in bicicletta, ho sempre fatto sport e ho la fortuna di essere sano, di aver fatto tante visite mediche per fare questa impresa e ho trovato, insomma, che il fisico può anche reggere. Allora ho deciso di farmi questo regalo, parto da Capo Nord e scendo verso sul lago di Garda. Sono 4.200 km, cercherò di farlo in un mese, tra portarmi su a Capo Nord ci vogliono 4-5 giorni in macchina e poi prendo la bici e cerco di scendere nell'arco di altri 22-23 giorni, facendo una media giornaliera di 200 km al giorno. Le difficoltà maggiori in questa gara, in questa impresa? Difficoltà maggiore di questa impresa è la tenuta fisica e poi anche la tenuta psichica mentale, perché quando poi dopo si è stanchi bisogna avere ossigeno da poter ragionare, da poter capire dove stanno le tematiche diverse che non ti permettono di venire a casa. Io nella mia esperienza cercherò di usare questo modo per far capire anche ai miei coetanei che si può fare tante cose, anche ragionando un po', anche perdendo ossigeno, ma capendo che la vita è fatta di fortuna e io sono una persona veramente fortunata con la salute. Quali saranno le maggiori difficoltà che incontrerà Ugo in questa impresa? Allora, le maggiori difficoltà che Ugo incontrerà saranno dovute alla lunghezza del percorso, che sono 4.200 km. Parliamo di 20 giorni, 21 giorni a 200 km al giorno, quindi una mole di lavoro veramente eccezionale. E a sommarsi a questo troveremo grande caldo, soprattutto in Germania. Quindi ci sarà da centellinare le energie e recuperare il più possibile, sostanzialmente questo sarà un po' il nostro obiettivo principale. C'è stata anche una preparazione in questo periodo prima di affrontare l'impresa? Certo, Ugo non ha improvvisato niente, è da gennaio che ha iniziato ad allenarsi, ha già fatto più di 11.000 km, nell'ultimo periodo l'abbiamo seguito insieme a Livio Zerbini di Physiobike, facendogli una preparazione atletica un po' più mirata nell'ultimo mese e seguendolo con un po' di fisioterapia. Stiamo lavorando ai dettagli in queste ultime settimane, sostanzialmente. Tu lo seguirai in tutta questa impresa, il tratto più difficile l'avete già preventivato? Ma è difficile da dire, potrebbe essere le ultime tappe perché si arriverà dopo una ventina di giorni di grande lavoro e si andrà incontro alle Alpi per passare dalla Germania all'Austria e lì ci saranno diversi metri di dislivello che potrebbero essere, insomma, un ostacolo, una vera e propria montagna da scalare in questo caso.